Roma è stata la culla del diritto, Napoli è stata la culla dell'avvocatura. L'associazione culturale Smile il 10 marzo si è recata presso il Palazzo di Giustizia Alessandro Criscuolo per un evento importantissimo, Avvocati Napoletani per la Pace. Questo evento è stato organizzato dal sindacato forense, coordinato e voluto dall'avvocato Luigi Ferrandino per testimoniare e manifestare il dissenso di questa atroce guerra che si sta sviluppando tra la Russia e l'Ucraina. Era importante non solo documentare l'evento per questa importante iniziativa, voluto appunto dal sindacato forense, affiancato da altre sigle sindacali come il SILA e il CONSALP Immigrati. Era importante capirne oltre la manifestazione il senso che ne stavano dando e quindi abbiamo intervistato l'ideatore di questa manifestazione, l'avvocato Luigi Ferrandino, il presidente del sindacato forense, l'avvocato Raffaele Tortoriello, ed il segretario, l'avvocato Alessandro Nomis. Buongiorno, siamo qui perché gli avvocati napoletani in maniera spontanea si riuniscono questa mattina per manifestare in favore della pace. Il nostro intento non è quello di dare ragione agli uni o agli altri, ma quello di manifestare perché ci sia la pace. Siamo contro la guerra, non possiamo, noi che siamo avvocati, quindi che siamo garanti di libertà e della difesa dei cittadini, consentire, rimanere inerti davanti a quello che sta accadendo. Riteniamo che i mezzi di comunicazione siano lo strumento migliore per diffondere il nostro messaggio e quindi questa mattina siamo qui a manifestare proprio per far capire, per mettere a disposizione innanzitutto le nostre competenze istituendo dei point service point e poi per far diffondere questo messaggio forte di necessità di pace. Abbiamo coinvolto questo sindacato che peraltro è retto da un avvocato, Antonio Falcocchio, che si occupa in generale di immigrati e in particolare di immigrati dai paesi dell'est. Il collega ci ha messo a disposizione le sue sedi per poter dare consulenza gratuita per tutte quelle che sono le necessità dei rifugiati di guerra. L'idea nasce dall'avvocato Luigi Ferrandino in collaborazione con il sindacato forense e nasce proprio dal pensiero, dall'impegno dell'avvocatura di uscire dal tribunale, di uscire dagli uffici canonici dove viene esercitata la giustizia per essere presente nel sociale. Oggi, sempre di più, con queste crisi sociali internazionali, con problemi quotidiani, l'avvocatura deve rendersi conto, e noi lo facciamo da anni, di dover essere presente, di essere il vero tramite, di rendersi come unico e vero tramite fra la socialità, fra quindi il problema sociale immediato e le autorità, l'apparato giustizia, attraverso il quale si può ottenere il risultato finale di una vera e propria pace sociale. Riteniamo che il ruolo dell'avvocatura sia essenziale in questo momento ed in questo ci impegniamo mettendo a disposizione le nostre professionalità, il nostro tempo, ma anche la nostra umanità, che nel corso degli anni, tutto sommato, ci ha contraddistinto. Daremo massima disponibilità sia dei service point sia di singoli professionisti che saranno disponibili presso i loro uffici e presso i loro studi a prestare gratuitamente assistenza legale a tutti coloro che ne avranno bisogno in questo momento di importantissimo impegno sociale. Le comunicazioni poi avverranno attraverso i mezzi di stampa, i mezzi e i social con le specifiche indicazioni di chi sarà disponibile e di dove ci si potrà recare. Allora, io in quanto dirigente del sindacato forense di Napoli ho aderito con molto favore a questa iniziativa e con la collaborazione di Luigi Ferrandino e di altri sindacati abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione anche per dimostrare simbolicamente che la toga deve essere un simbolo di libertà, perché dove non c'è libertà non ci può essere pace.
e quindi è necessario che noi nella nostra funzione di avvocati, funzione altamente sociale, veniamo fuori dai nostri uffici e per dare una mano a i meno fortunati, in questo caso i profughi ucraini, dando loro assistenza gratuita con la creazione di uno sportello per far fronte alle loro esigenze. Dopo abbiamo incontrato altri avvocati che hanno sostenuto la manifestazione. Nello specifico ne abbiamo parlato con l'avvocato Roberto Fiore e l'avvocato Vincenzo Pecorella. Era giusto che l'avvocatura napoletana non restasse silente in questo momento così tragico a livello proprio mondiale. Quindi io sono qui in prima linea, sono sempre disponibile per tutte queste persone che veramente stanno soffrendo le pene dell'inferno e per tutti i rifugiati politici ucraini. Avranno assistenza gratuita sia sotto il profilo civile che sotto il profilo penale. Una difesa veramente che nasce dal nostro... L'avvocatura napoletana è sempre stata presente in ogni problematica riguardante i diritti civili. Certamente noi usufruiremo della sede della Consalp Immigrati che si trova a Piazza Municipio. Attraverso questa sede possiamo dare assistenza, ripeto, gratuita sia sotto il profilo civile che penale per tutti i rifugiati politici dell'Ucraina, e in questo momento proprio storico abbiamo visto che c'è un flusso notevole in Campania e su Napoli. È doveroso per due motivi: innanzitutto perché io ho sempre pensato che Napoli è una città solidale. Noi siamo napoletani, avvocati napoletani, orgogliosi di essere napoletani, non potevamo metterci di lato rispetto ad una tragedia che sta colpendo un paese, cittadini, famiglie, ragazzi. Abbiamo quindi contattato e istituito diversi centri di accoglienza a Napoli ma anche in Campania. E abbiamo avuto la possibilità di pubblicizzare questa iniziativa attraverso il Sindacato Forense di Napoli, che è un'associazione che non solo si occupa dei problemi legati alla giustizia, ma si occupa anche dei problemi legati alla società. Noi ci auguriamo che nella riunione che si sta svolgendo adesso proprio ad Antalya possa venire fuori una prima strada per la pace, perché siamo nel 2022, è improponibile pensare che si possa utilizzare lo strumento della guerra per rivendicazioni territoriali. La diplomazia deve essere principe in questa vicenda, e gli avvocati napoletani nel loro piccolo faranno di tutto per essere vicino a coloro i quali fuggono dalla guerra e vengono accolti da questa splendida città. Avvocato ucraino, venuta da Ivano-Frankovsk, venuta come tutti, scappano adesso da paesi due settimane fa. Grazie di tutti voi che avete solidarietà con noi, siete così uniti, potete dare a noi così grande aiuto. Io grazie per tutti voi. Dico verità, difficile parlare perché tutti i parenti, tutti i colleghi, amici sono rimasti là sotto bombe, con guerra. Tutti hanno paura, pure io ce l'ho. Ce l'ho così grande paura. Infatti la collega mi diceva proprio che il papà e alcuni altri familiari non sono voluti venire qua in Italia, ma perché sono fortemente convinti che la patria va aiutata sotto ogni profilo. Diciamo, sono duri sotto il profilo personale, ma secondo me è la passione che li unisce alla propria casa, quindi vi fa veramente pregio questo, è lodevole sotto ogni profilo, e avrete sempre la massima solidarietà di noi cittadini italiani, ma in particolare di noi avvocati napoletani. Sì, ringrazio di tutto per voi, per questo
aiuto che fate adesso. Speriamo bene, speriamo che questa guerra finisce tra poco, perché vogliamo vivere tutti insieme ai nostri paesi, non scappare, non andare via. SMILE, Associazione Culturale Palazzo di Giustizia Alessandro Chirscuolo, testimonia la manifestazione e l'iniziativa Avvocati Napoletani per la Pace.